confermo anch'io. È chiaro che per quanto riguarda la sospensione delle attività didattiche proseguirà. Sapete che adesso il termine è il 3 aprile, ma ragionalmente per quello che più o meno abbiamo potuto valutare in anticipo non c'è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche ordinarie, a scuola, all'università. Questo lo possiamo già anticipare. Per quanto riguarda